Nessuna buona nuova da Castelpizzuto, il paese colpito duramente a causa di una frana che di fatto ad oggi ha bloccato i collegamenti per entrare ed uscire. Nessun intervento concreto per debellare l'isolamento in cui è piombato il piccolo centro in provincia di Isernia. Restano le emergenze sanitarie e di approvvigionamento, oltre che economiche, anche per allevatori e agricoltori, a cui si aggiunge il maltempo di queste ultime settimane. Per tale motivo a scendere in campo anche la Confederazione degli Agricoltori a sostegno delle aziende è indetto pertanto per martedì 7 dalle 10 un presidio congiunto di agricoltori, allevatori e cittadini per chiedere soluzioni definitive. Un'iniziativa che ha ottenuto anche l'appoggio dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, esasperata ormai per una situazione emergenziale che dura da troppo tempo e le cui misure per arginarla destano forti perplessità. La bretella realizzata, così come concepita, non risulta idonea a soddisfare le esigenze delle aziende agricole e zootecniche, in quanto, seppur rispondenti alle normative in vigore in materia di sicurezza stradale, non appare adatta al transito dei mezzi agricoli, le cui caratteristiche sono molto diverse dalle normali autovetture, essendo più grandi e pesanti. A ciò si aggiunge anche l'impossibilità di conferire il latte e rifornire i punti vendita delle zone di carne e formaggi. Criticità queste non trascurabili, osserva l'organizzazione, specie in questo periodo a ridosso dell'inverno. Gli abitanti di Castelpizzuto, ha rimarcato anche la consigliera regionale Aida Romagnuolo, stanno attraversando tra infiniti disagi la bretella alternativa alla strada provinciale 21 interessata dalla frana. Neve e ghiaccio però rendono l'arteria ancora più pericolosa. Ad oggi nessuna novità da parte della provincia Pentra a seguito della sua mozione. Il governatore Donato Toma ricorda che si è impegnato a reperire le risorse necessarie per ripristinare i collegamenti con il paese ed in questo senso che sollecita ancora novità.